scusate. Porca vacca. Il video no, dai. No, il video no, bene. Un po' buio sì, ma... In quanto si occupa del personaggio che fu proprietario e realizzatore di San Mezzano, si occupa anche di San Mezzano. A noi ogni tanto la proprietà ci concede da qualche anno per fare queste aperture, che vedete sono molto complesse perché ci vuole un generatore, ci vuole la protezione civile, ci vuole un signore e così via, e che fanno sì che molte persone che erano nel castello non ci entrino e che poi si divertono. Si sfogano su internet pensando a quali manovre oscure per farvi venire qui solo voi, che secondo loro siete i raccomandati. In realtà essere qui vuol dire lo sforzo di centinaia di persone e di 3 o 4 associazioni volontariate, dal Circolo Arci di Reccio, la Misericordia Contra Sempre, l'Associazione del Leggero, la Società Sportiva, che sono a fare un'attività per consentirvi di vedere con una certa tranquillità, un minimo di decoro e anche di sostegno, questo castello che era un albergo fino a 20 anni fa, ma che è chiuso da 20 anni, quindi di norma non ha luce, non ha acqua e non ha quel minimo di garanzie e sicurezze. Quindi venire qua è sempre un'impresa, quando si arriva alla fine siamo stanchi, ma si tira anche un sospiro di sollievo, perché siamo convinti di aver svolto un ruolo importante per un posto di una Toscana meno nota, ma non per questo meno importante. Voi siete venuti attraverso il Pratone, credo, e avete visto un po' di San Mezzano già attraversando il parco, perché il parco e il castello sono stati pensati e fatti dalla stessa persona, da colui che era anche il proprietario, perché anche il parco conteneva 830 tipi di piante esotiche diverse. Molte di queste morirono quasi subito, ma alcune sono sopravvissute, in particolar modo le grandi sequoie, Red Oaks, l'albero rosso americano, si sono acclimatate particolarmente bene. Avete visto lo spettacolare platone delle sequoie, anche se ci sono i guai prodotti recentemente, anche questi scendi qui davanti dal vento del 5 di marzo. Però avete visto ancora questi bellissimi alberi, e il più bello di tutti è sull'altro lato, la sequoia gemella, che ha oltre 9 metri quasi di circonferenza, oltre 50 metri di altezza, ma soprattutto bellissima, è uno dei 150 alberi più belli d'Italia. Ecco, questo per dire che il giardinetto che Ferdinando piazza davanti al castello serve per introdurre alla meraviglia di questo castello dai colori, come dice qualcuno, della terra del deserto. Ecco, la meraviglia del San Mezzano è preparata dalla meraviglia del parco. Però la prima cosa che vi ripeto di tenere a mente è che voi vedete un castello che è stato fatto dal proprietario, ma fatto vuol dire che l'ha pensato, progettato e realizzato qui con manodopera locale, preparando anche gli operai a fare le cose, perlomeno romaioli, i gessi, eccetera, eccetera. Poi è chiaro qualche altra cosa sarà stata aiutata, ma essenzialmente dall'opera di un uomo solo, cosa che credo sia privilegio di pochissimi al mondo, nemmeno i più ricchi del mondo sarebbero grati a fare questa cosa. Ferdinando Panciati lo fece. Ferdinando Panciati era un fiorentino, nacque a Firenze il 10 marzo del 1813,
e morì a San Mezzano il 18 ottobre del 1897. Quindi una vita molto lunga, soprattutto una vita dedicata in gran parte a San Mezzano, perché lui comincia a trasformare San Mezzano nel 1845 e termina la torre qui davanti nel 1889. Gli ultimi 8 anni della sua vita ha una paralisi e quindi di fatto era impedito a fare altre cose. Quindi San Mezzano è sostanzialmente tutta la sua vita. Questa coincidenza tra la vita di lui e le vicende del castello sono importanti, perché poi vedendo la storia di San Mezzano si vede rivalutate le vicende di Ferdinando e viceversa. Però non in un periodo banale, nel periodo in cui Firenze nasce l'Italia e Firenze, la capitale di un granducato, diventa capitale d'Italia. Quindi sono anni incredibili, incredibilmente importanti e incredibilmente sconosciuti ai fiorentini, per i quali Firenze è solo il Rinascimento. Ma è sciocco pensare così, e comunque spero oggi di darvi degli elementi di interesse per una storia più vicina, ma veramente più che ci riguarda direttamente ancora oggi. Questa è la prima sala che lui trasforma, perché San Mezzano esisteva fin dai tempi dei Romani, poi appartenuta ai Medici, appartenuta agli Altoviti, agli Ximenes, però fino al 1818 abbiamo un quadrettino che lo rappresenta, era una struttura rettangolare con un grande cortile interno. Lui comincia a modificare nel 1845 sull'onda dell'orientalismo, che è una moda culturale che si afferma in tutta Europa, soprattutto dopo la scoperta delle piramidi in Egitto, ma anche soprattutto per un'ambizione, una vita diversa da quella normale. L'Oriente è inteso anche come il piacere dell'Oriente, cioè una vita un po' diversa rispetto a quella borghese che si viveva in Europa. Lui è probabilmente il maggior architetto dilettante, come dice il professor Godoli, e realizza l'esempio di architettura orientalista più importante d'Italia, ma secondo questi forse la più importante di Europa. Quindi tutto il resto all'incirca Oriente, quindi veramente forse San Mezzano va rivalutata anche per la sua importanza nel suo ruolo. Certamente merito del comitato di aver scoperto questo personaggio, perché anche io nelle case, non negli ospedali. Ho fatto il cameriere a San Mezzano, mi sono sposato a San Mezzano, ho avuto qualche motivo di conoscenza dell'attività amministrativa di Reggello, pensavo di sapere tante cose e invece in realtà si può essere anche ignoranti sapendo tante cose, io lo ero. Se non che un giorno mi sono accorto che dietro San Mezzano non c'era un certo Ximenes del 1700, ma c'era Ferdinando Panciati, nato il 10 marzo 1813, e che si portava con sé una storia incredibile che fa sì che oggi San Mezzano, seppur chiuso da tanti anni, sia il luogo più desiderato d'Italia e oggetto quasi di un amore, come dire, quasi patologico, perché della gente sembrano pazzi se non vengono a San Mezzano. Addirittura una signora mi ha implorato: mia madre ha 3 mesi di vita, per favore, prima di morire, espressi il desiderio di San Mezzano. Questo per, non per fare dell'aneddotica, ma per dire che veramente si è sprigionata da San Mezzano un'energia che riguarda tantissime persone e tutto il mondo. Mi manca il Polo Nord e il Polo Sud, poi ci sono da tutto il mondo che chiedono di vedere di San Mezzano. Quindi questa energia si spera la possa essere usata per salvare questo posto, che effettivamente non ha di fronte a sé un futuro indefinito. E quindi speriamo, con questa nostra attività, di aver dato una mano. Questo, come dicevo, è il primo posto di Oriente in cui vi accoglie, e lo realizza nel 1853. Vedete, questo è qui, il Marchese di Santa Pancia, un anno di nostra salute, 1853. Extra importante saperlo, perché dopo questo lui va a modificare, aggiungere nuove sale, e noi rifaremo il percorso che lui faceva fare alle poche persone che entravano a San Mezzano, perché lui non ci voleva la massa indistinta, voleva solo le persone che si rendessero conto del posto, del valore in cui si trovavano, altrimenti potevano stare a casa sua, e lui glielo diceva così all'incirca. Però vedete, è un Oriente un po' particolare, un Oriente pieno di simboli, triangolo grande quasi giù, questa melograna aperta, simbolo massonico, un simbolo importante perché simboleggia ex pluribus unum, dalla pluralità l'unità, dalla molteplicità l'unità. Poi c'è il giglio di Firenze, di cui lui parlerà
molte volte. C'è il simbolo della famiglia, vedete, i panciatichi che vengono a Pistoia sono ricchi commercianti esperti in botanica, gli Ximenes con le due colonne con le spade incrociate vengono in Toscana soprattutto in conseguenza delle leggi livornine che il Granduca fa per chiamare investitori stranieri perché non si pagavano le tasse, quindi vengono in Toscana e diventano molto ricchi, una famiglia importantissima in tutta Italia, ma a Firenze sono soprattutto l'osservatorio Ximeniano, l'osservatorio astronomico. Ferdinando lo dia a questi ragazzi perché devono studiare tanto, pur non essendo laureato, perché lui era un nobile, quindi come dire ai nobili non era necessario si laureassero, però allo stesso tempo un architetto, un ingegnere, un botanico, uno che studiava all'Accademia Geologica di Francia, uno aveva la biblioteca più bella di Firenze dopo quella del Granduca, uno aveva 500 quadri nel suo palazzo Panciati a Firenze dove c'è la regione, uno si intendeva di arte, di monete, di francobolli, uno studiava ottica, uno studiava acustica, uno che costruiva microscopi, uno che studiava la numerologia, uno che costruiva ferrovie, che fondava banche, che era un imprenditore, soprattutto uno che conosceva la storia, la filosofia, la storia dell'arte e poi conosceva l'italiano, l'inglese, il francese, un po' di spagnolo, il latino, il greco, il sanscrito e qualche altra lingua orientale più o meno antica. Quindi un personaggino che studiava tanto, certamente aveva anche un brutto carattere probabilmente, e questo ha reso molto facile essere oggetto di invidie, di anche lui ci metteva del suo. Il rapporto con i suoi contemporanei fu difficile da tutte e due le parti, quindi io parteggio per lui, ma insomma probabilmente lui ci metteva del suo perché certamente non era un diplomatico, quello no. E che non fosse un diplomatico, ma non era nemmeno tanto modesto, perché vedete c'è una scritta non plus ultra. Lui mi dice: mi do il benvenuto in un posto che non ha cose superiori, non esiste un posto di più di questo, non plus ultra, non andiamo oltre. Sarà vero, non sarà vero, non lo so, ma lui pensa così e la dice. Però quando è già stato e sa già il giovetto, qui dentro c'è un'altra cosa molto importante e molto grande che però non si vede, perché come capita spesso soprattutto agli uomini maschi, le cose le abbiamo davanti agli occhi ma non si vedono. 10 secondi per trovare, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, peccato, viaggio di 6 mesi in Oriente per 4 persone. C'è una scritta enorme, vedete, talmente grande e nessuno se ne accorge. In realtà prima se ne sono accorti, me l'hanno detto fuori tempo massimo. Sentite cosa dice, siamo nel 1853. Sempre l'uomo non volgare e non infame, o scavalcato o inutile, si spense. Sempre l'uomo che non è volgare e non è infame, o gli passano avanti o non viene usato per le sue qualità e i suoi talenti. È difficile a capirlo nell'Italia di oggi, dove i meritevoli, gli educati e le persone istruite vanno avanti, ma all'epoca per andare avanti doveva essere volgari e infami, altrimenti si rischiava di rimanere indietro. Una frase così messa nell'ingresso di casa mi fa pensare una cosa, che San Mezzano sia una cosa per architetti ed esteti, ma questa è una chiave di lettura per interpretare tutto il castello. Il castello è anche un mezzo con il quale Ferdinando Panciati, se lo poteva permettere, voleva parlare, anzi urlare la propria opinione sull'Italia e gli italiani del suo tempo. Ed è proprio grazie a questo fatto, alla coincidenza con questo, l'opera e la vita di quest'uomo, che noi rifacendo quel percorso che lui faceva fare, si può fare un viaggio nello spazio, nel tempo e nella mente veramente particolare di un fiorentino che amava Firenze, ma era molto diverso dai suoi contemporanei. Si inizia da qua il viaggio nello spazio. Thank you.
fare i passaggi, perché sennò dopo alla fine si mancherà la parte finale e non è un peccato. Anche se le porte di San Mezzano, davvero, uno passa da un posto a un altro, da una terra, là eravamo in un oriente più o meno variegato, il simbolo di Firenze, qui siamo in Spagna, si è passata una porta e siamo entrati in Spagna. Perché dico questo? Perché così, perché questa parte del castello è quella che chiama più la Alhambra di Granada e non a caso là ha messo il giunto aperto che in spagnolo si dice Granada, quindi già il primo richiamo a Granada è anche da là. Vedete come sono belle le porte di San Mezzano, le porte di San Mezzano sono bellissime, oggi forse io di punta non le vedete, ma davvero fa passare un po' sonato. Questa è la sala bianca o della volta celeste, perché vedete c'è questa bella volta bianca con le stelle celesti e con la luce giusta sarebbe molto bella, anche in Grecia sarebbe molto più bella con i fasci di luce provocati dai venti colorati. Ma di nuovo qui Ferdinando parla e dice virtus in medio, la virtù sta nel mezzo, sta nella moderazione, sta nell'equilibrio. Non mica tanto. E qua scrive nos contra todos, todos contra nos, noi contro tutti e tutti contro di noi. Insomma, se c'è da fare un manato. Allora, questa è la sala più importante del castello, è la sala da ballo, sentite anche questa bella sonorità, questa musicalità. È una sala che dimostra la bellezza e i limiti di San Mezzano usati come albergo ristorante. Fino agli anni 70 è stata una proprietà è stata semplicemente una residenza privata. Dall'inizio degli anni 70 diventa albergo ristorante. Albergo ristorante anche molto importante, ma che aveva solo 17 camere, quindi San Mezzano non dovete vedere il castello. San Mezzano sono 180 ettari, di cui 50 ettari di parco storico, un castello, una casa cinese, una quindicina di immobili toscani, di case colonie toscane, quindi le spese di questa struttura erano molto alte e negli anni 70, all'inizio degli anni 70, i proprietari si convincono a realizzare una struttura di pari volumetria di San Mezzano, che è a circa 100 metri da qua, per avere quelle camere in più per reggere una proprietà come San Mezzano. Malauguratamente, pur essendoci tutti i permessi, si fa la cosa più stupida e più italiana possibile, cioè si inizia a costruire questa cosa, si fa lo scheletro di cemento e poi sull'onda delle proteste che salgono si ferma tutto e per 40 anni lì abbiamo avuto una struttura di cemento che ancora c'è, fino a 2 mesi fa c'era ancora persino la gru. Perché io dico la cosa più stupida? Perché una volta si è presa una decisione, probabilmente la cosa migliore è portarla in fondo, perché in questa maniera si è avuto per 40 anni una scena cosa che, a parte il brutto, è stata totalmente inutile. Se almeno era diventata albergo, almeno forse si era salvato San Mezzano. In questa maniera San Mezzano è fallita e lì ci si trova una struttura di cemento dove chi investirà su San Mezzano ha subito da tirare fuori 5 o 6 milioni di euro solo per buttare giù una cosa inutile. Quindi è una cosa proprio tipicamente italiana, quella di fare le cose e poi di impaurirsi. Il fatto sta che San Mezzano fallisce e gli attuali proprietari sono degli inglesi, hanno accusato al Tribunale Fallimentare di Firenze. Disgraziatamente presentano un bel ambizioso piano di recupero, ma siamo alla fine del 1999, 2000, a settembre del 2001 l'attentato alle Torri Gemelle fa sì che alcune delle compagnie
che si erano coalizzate per reggere un investimento dell'ordine di 200-300 milioni di euro, si ritirano e da allora sono lì a aspettare qualche ricco finanziatore che subentri o che acquisti o che gli affianchi. I 300 milioni di euro sono tantissimi, invece uno lavora in banca, ma sono niente secondo me rispetto alla complessità di fare gli interventi che saranno necessari a San Vincenzo. Per farli ci vorrà una persona molto ricca e anche molto colta, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quello ogni tanto qualcuno dice, ma uno ricco arabo, un russo, ha voglia, sono 300 milioni. Ma in genere vengono l'idea di dire, io spendo 300 milioni, ma forse voglio. E invece qui non si fa. E quindi ci vuole una persona con un approccio diverso, come per esempio François-Henri Pinault. François-Henri Pinault è il marito di Salma Hayek, perché grazie al comitato San Mezzano è ritornato a essere famoso. Ci hanno girato prima il film di Anna Fallaci e poi un annetto fa, a giugno di un anno fa circa, ci hanno girato il racconto dei racconti con Salma Hayek e Matteo Garrone, il regista, che adesso è a Cannes, no? Lo stanno presentando a Cannes. Il protagonista è la Salma Hayek e appena io me lo dicano mi fiondo a San Mezzano, il libro di San Mezzano, L'olio di Reggello e Fagioli Zolfini di Leccio, perché Dio, se riesco a convincere la Salma Hayek è fatta, perché la Salma Hayek è Salma Hayek Jiménez Pinault. Jiménez come Ferdinando Panciati, quindi mi sembrava un segno del destino, ma soprattutto signora Pinault, una che ha sposato due volte lo stesso uomo, ma la seconda volta ha preso il cognome, che guarda un po' è il proprietario della Gucci e quindi è il padrone anche del Demore, che c'è qui a Leccio 3 milioni di visitatori l'anno. E siccome questo qui era nella Fondazione Strozzi a Palazzo Grassi a Venezia, ecco, questo suonava bene. Io lui non l'ho incontrato, mentre lei è stata carinissima, però lui è andato a Demore con la figlia, ha preso un foulard, ha fatto la fila e non ha pagato la carta di credito e non riconosciuto dai ragazzi, è andato lì e li ha ringraziati uno a uno. Ecco, ci vuole secondo me un uomo per la maniera, 300 milioni, anche una persona a poco, una persona di mano. Poi dovrebbe essere di fare economia, non dovrebbe essere di proprietà pubblica, dovrebbe essere dello Stato italiano, per cui farci la straordinaria università, straordinaria occidente per la violenza, la religione, la tecnologia e così via. Ma questo è un sogno, perché in Italia non si salva dai confetti, la legge di Atene, figuriamoci se si può pensare che il castello non lo salvi in Stato. Si dà un grazie a quello che subirà, però se tu anni fa mi avessero detto il libro di San Vincenzo, L'olio di Reggello, era in casa di notte, avrei detto che siete tutti gruppi, e invece c'è. Quindi bisogna sperare anche che questa opera modesta però la possa indurre con i tanti movimenti della società e alla fine trovare il mezzo per salvare San Vincenzo. Questa bella sala, riprendiamo il nostro ragionamento, qui vedeva proprio centro una fontana con l'acqua che ricadeva di sotto dove normalmente c'erano i ristoranti e sopra una palma di terracotta con tutti gli effetti di luce e dell'acqua. Ma questa è soprattutto la sala da ballo, e qui abbiamo un melomane, Marco Ferrati, e questa sala è importante perché c'è uno spartito. Vedete, Ferdinando Panciati amava molto l'opera. E qui c'è uno spartito, Piero Sangue d'Aragona nelle mie vene trascorre. Giovanni d'Aragona è il protagonista dell'Ernani di Verdi, Verdi che Ferdinando Panciati amava molto, che fu un protagonista sommo della musica mondiale, ma anche un protagonista del Risorgimento italiano. Peraltro Verdi nato nel 1813 come Ferdinando Panciati e certo Riccardo Wagner, quindi un grande anno per la musica. Non so se Leonardo vuole cantarci Giovanni d'Aragona, ma insomma fidatevi che lui queste cose le conosce benissimo. Lasciamo questa grande sala. Mi disento. Ecco, non da tanto a citare. Bello questi scritti di Boia, hai visto? Lo dice più avanti. Quest'anno ci sono entrati l'altra volta.
che spettacolo. Allora, venite da per cortesia, non perdiamo tempo negli spostamenti. Allora, come l'avevi vista questa? Ho detto in una sala come quell'altra, sì, non nella grandezza ma nella forma, perché questa come quella è un ottagono, a base ottagonale. Anche questa è una sala molto famosa, è la sala degli specchi. La sala degli specchi perché vedete queste particolari forme estetiche lì, sembrano stalattiti di una grotta, ed è vero, perché si chiamano nell'arte islamica mukarnas, cioè sono la rappresentazione delle grotte dove viveva il profeta Maometto. E quindi questo sono il ricordo delle grotte. Qui Ferdinando però ci aggiunge degli specchietti, guardate in terra dove sono i ragazzi, che succede, no? Vedete, questi specchi, se ve li immaginate al buio con le candele, producevano questi effetti particolari. Tant'è questa sala è famosa perché nella vulgata popolare poteva essere l'alcova del marchese. Gli orientalisti amavano piacere l'Oriente in senso molto letterale, e la camera da letto del nostro Ferdinando era là, ma magari un luogo come questo, se considerate le candele, la luce, dice, del focolare, la musica, i profumi, qualche utilizzo interessante poteva indurlo a pensare. Di sicuro probabilmente è vero perché una ragazza ha sposato uno di Reggio, che è armena, mandata a Teheran, ha detto: guarda Massimo, alla fine questa cosa non è una disperata, perché il palazzo dello Shah di Persia, la camera da letto è una camera con gli specchi. Quindi siamo andati a vedere ed effettivamente lo Shah di Persia aveva la propria camera da letto in una più grande di questa sala, ma dove c'erano le mukarnas con gli specchi. Quindi chissà che davvero la vulgata popolare non abbia trovato il senso di questa sala, che peraltro certamente è stata vista sia da Galileo Chini, che poi ha fatto il Palazzo Reale a Bangkok, ma soprattutto anche da D'Annunzio ha fatto il Vittoriale, e questi cobalti, queste farfalle, segno di femminilità, sembrerebbero anche richiamare queste cose. È una sala molto famosa, e al di là dell'utilizzo, se Ferdinando ci ha passato ancora piacevole, bene per noi. Allora, qui non si sa se si entra in India, in Inghilterra o in Francia. Direte, questo è impazzito, la bussola. Però non è proprio così. Perché ieri cos'è successo a Milano oltre ai Asini? È stato inaugurato l'Expo di Milano. Il primo maggio del 1851 esordiva la prima Expo mondiale, che fu organizzata a Londra, 1 maggio 1851. La Gran Bretagna era la potenza dell'epoca e l'occasione per mostrare la propria tecnologia, la propria potenza, la propria grandezza. Ferdinando Panciatichi si fionda a Londra e va a vedere il primo Expo. Il successivo Expo a Parigi, Ferdinando Panciatichi porta il progetto di questo corridoio, che lui chiama corridoio della giustizia e per noi invece è corridoio delle stalattiti. Vedete, il tema è quello di primo, mukarnas, le mukarnas, però qui sono colorate, qui specchi, stucchi, colori, e qui là eravamo sostanzialmente in Spagna, qua invece è l'India, l'India Mogul, l'India musulmana, Però la cosa interessante è appunto che di questo corridoio noi conosciamo il progetto che lui presenta insieme a un microscopio che aveva realizzato. Pensate a Ferdinando non come un artista pazzo, ma come uno scienziato curioso di mille diverse tecnologie. E qui lui, questo progetto, si vede che è uguale a come viene realizzata la sala, tranne un particolare, che nella vetrata, e probabilmente voleva guardare a est, qui siamo a sud-est, sono, cioè l'Oriente, la fonte di ispirazione per gli orientalisti, in quell'ottagono centrale nel progetto si trova un triangolo con l'occhio che qui non c'è, che però sembrerebbe testimoniare una sua vicinanza alla massoneria, vicinanza che non fu mai appartenenza, perché lui, pur essendo un liberale anticlericale, antipapista,
non si iscrisse mai alla loggia massone dell'Ultimo Concordia a Firenze, nata in quegli anni, nonostante i suoi amici in gran parte fossero massoni e nonostante il fatto che il Risorgimento italiano è una lotta soprattutto di massoni, dentro Garibaldi e Mazzini, contro lo Stato del Vaticano, ma lui non si volle mai iscrivere rivendicando la propria totale libertà, anche se dalla massoneria aveva vantaggi e ne era vicino. Quindi è suo motivo di interesse, ma ve n'è un altro, incredibile, una scritta di nuovo. O voi avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli segni strani. Questa è una frase bellissima ed è una frase quasi di Dante, perché Dante dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che è nascosta sotto il velo dei versi strani. Ferdinando dice dei segni strani. Lui conosceva, oltre che Verdi, molto bene Dante, tant'è che fu vicepresidente del comitato per celebrare i 600 anni dalla nascita. In più pagò la statua di Dante in piazza Santa Croce, così come le statue dei grandi toscani davanti agli Uffizi. Ma non è questo che colpisce, lui Dante lo conosceva, è la scelta. Lui sceglie la terzina dell'Inferno, nono canto, la più misteriosa, quella che dice sotto i versi strani c'è una dottrina nascosta, quella che dice che bisognerebbe leggere la Divina Commedia in maniera molto diversa da come la leggiamo noi, quella che inizia il libro di René Guénon, Dante esoterio, quella che Dan Brown ha scritto Inferno, ha venduto 4 o 5 milioni di libri. È questa il libro di Dan Brown, è questa frase qui, tant'è che io ho mandato, ho invitato Dan Brown e Ron Howard, credo, di Happy Days a venire a San Mezzano, visto che sono a Firenze, a girare il film. Prima avevo la console degli Stati Uniti, amica, mi aiutava, questa nuova è giovane, ma sembra un po' più distratta, però io non voglio, perché sarebbe interessante venire a San Mezzano e sicuramente gli piacerebbe. Un altro motivo di interesse: Ferdinando, come tutti i nobili, si occupa di politica. All'epoca votavano solo chi sapeva scrivere, aveva un censo, certo censo, un titolo nobiliare. Erano 1 milione di persone che votavano le elezioni rispetto ai 21 milioni, mi sembra, degli italiani complessivi. Lui fu consigliere comunale a Reggello ed ebbe pessimi rapporti con quelli di Reggello, dicendo: quei terrazzoni lassù pensano solo ai suoi interessi e non pensano alle frazioni, ed è lo stesso tema di oggi. Soprattutto fu un membro del Parlamento della neonata Italia, non il primo Parlamento, ma fu eletto dal 64 al 67. Quello che colpisce nel 67, 1800, 67, è che pochi mesi dopo la sua elezione lui, che era anticlericale, antipapista, si dimette perché il Parlamento approva una legge sull'asse ecclesiastico che permette di espropriare i beni della Chiesa, però lui dice non servirà per i debiti che lo Stato ha già fatto, ma servirà solo per far arricchire qualcuno. Ma da un po' è successo davvero. E poi dice: siccome non l'avevo promesso ai miei elettori, non mi rimane che dimettermi. E quindi si dimette perché non ha mantenuto il patto con i suoi elettori. Quindi si può credere anche alla fata turchina, perché è esistito un deputato che si è dimesso perché non ha mantenuto. Però lui, che aveva creduto molto nell'Italia, si rende conto che la situazione è molto diversa da come sperava. E di nuovo qua scrive come la pensa. Sentite un po': pudet dicere sed verum est, publicani scorta latrones et proxenete Italian capiunt vorantque, nec de hoc doleo, sed quia mala omnia nos meruisse censeo anno domini 1870. Penso tutti sappiate il latino, ma se ce n'è qualcuno che non se lo ricorda bene, lo dico io. Pudet dicere, mi vergogno a dirlo, ma è vero. L'Italia è in mano a ladri, puttane, esattori e sensali che la controllano e la divorano, voranque, ma non di questo mi dolgo, ma del fatto che ce lo siamo meritato. 1870. Ogni sana cambia tutto, la vita. Senza oro? No, davvero.
Allora c'ero che venire. Ma l'ho messa a stinca, bestia sta. Mi sente la testa. Oi oi. Siamo in ritardo, allora, però sono tante anche questi. Allora, ottagono, si parla là di politica, ma insomma si è riso male perché si è riso di noi, perché se l'Italia è uguale a quella di 100 anni fa in questi difetti, tranne questi bambini vicini, il resto in qualche maniera votando, non votando, facendo, non facendo, si è contribuito a che l'Italia sia così simile a quella di 100 anni fa per questi aspetti. Quindi riflettiamo un po' su quel che è l'Italia. Si accelera un po' perché siamo andati a cantone di Aratè e ci fa passare gli ultimi momenti, senza dire che questo però è un ottagono importante, è l'ottagono dorato, di nuovo un ottagono, e per Ferdinando Panciani, ripeto, un orientalista, quindi legato a tutti i piaceri d'Oriente, tra questi piaceri c'è il fumo, non si sa cosa fumasse, ma roba buona, vedete. Ma non i capelli. Qui che c'è scritto Flamberg, no? Allora, chi è di là con Longani si concentra sulla parte architettonica, ma io tutte le cose dell'architettura non le so, tantissimo. Però questo corridoio che richiama la Spagna è studiatissimo dall'Università di Monaco di Baviera, che ha comprato i primi 10 libri che noi abbiamo fatto. I primi 10 libri sono andati a Monaco di Baviera per dire la Germania e per dire cosa vuol dire investire nella cultura. Io vi ripropongo la lettura delle frasi. Qua due volte questa. Frangar non flectar. Mi spezzerò ma non mi piegherò. Qua dice non ciò che il volgo suol, ma quel che indice un mio segreto demone trascelgo e ricami di pietra o per cornice. Allora, là ci ha detto che c'è una dottrina nascosta sotto i segni strani. Qui dice che lui ha scelto un segreto demone che si trova racchiuso in una cornice di pietra. Il segreto, il mistero, e che ci sia un mistero, un segreto, lo dice più chiaramente sulle porte. Nodum solvi, sciogli il nodo, risolvi l'enigma. Ecco, si è in grado di risolvere l'enigma. Ci si trova. Quindi riscrivi. Scusa. Sciogli il nodo. Mi spezzerò? No, ma non mi spezzerò. Questa stanza senza senso, con qualche decoro alle pareti. E questa è l'apertura del libro. Allora, questa è una sala molto fotografata, molto bella, tant'è che la copertina del nostro libro, e purtroppo oggi lo ripeto non lo trovate, stiamo ristampando, porta un capitello fotografato da Massimo Listri. Massimo Listri è uno dei maggiori fotografi di Firenze, un fiorentino che ha potuto stare dentro San Mezzano un periodo lungo e ha scelto le foto nel momento di luce perfetta, cosa che non potete fare voi perché non c'è la luce e poi la permanenza che è. Però effettivamente il libro di Massimo Listri ha fatto nel 2008 e fu presentato dall'allora presidente della provincia Matteo Renzi, è un libro bellissimo, c'ha solo un problema che costa 1.500 euro a copia, ma sono sicuro se gliene pigliate 2 o 3 un po' di soldi che vi leva. Il nostro libro costava 20 euro, non era un libro solo di fotografia, un libro di storia, ma soprattutto il nostro serviva anche per uno scopo nobile di cui si parlerà. Ma insomma, però chi se lo può permettere, il libro di Massimo Listri è bellissimo e soprattutto dimostra che al di là delle belle macchine fotografiche che avete, anche i telefonini, il professionista ti fa vedere quelle cose che
che sono sotto gli occhi di tutti, ma ci vuole un professionista appunto per fartele davvero vedere. Questa è la sala dei gigli, di nuovo il giglio, o sala della musica, perché lassù ci stavano i musicisti e la musica andava su tutto il castello. Per me che ci facevo il cameriere, qui quando Virgilio faceva il cuoco, era un bellissimo ristorante albergo, ripeto, San Mezzano, per l'epoca questo era il tavolone degli aperitivi, qui arrivavano gli sposi e qui si iniziava la giornata, un po' prosaico, ma sono ricordi belli. Ma il fantasma, allora scusa, il fantasma Tiberio è lì? Il fantasma Tiberio è lotta in vivo e lotta insieme a noi. Il fantasma Tiberio. Il fantasma Tiberio. No, ora c'è Nina. Ci rincorre. Sì, ma non lo cito più perché per la stampa, se tu parli di fantasmi, parlano solo del fantasma, invece a me mi interessa parlare del castello, però effettivamente c'è. Vabbè, questa è la sala del giuramento, e leggiamolo un po'. Antico giuramento dei nobili di Aragona: noi, ognuno dei quali siamo grandi quanto voi e tutti insieme più di voi, giuriamo obbedienza e fedeltà a vostra maestà, in quanto che conserverete intatti i nostri diritti, le nostre libertà e i nostri privilegi. E se no, no. Così il Dio ci aiuta. Perché Ferdinando traduce e mette questo giuramento? Perché il contenuto non è banale. Intanto richiama di nuovo l'Aragona, dopo Giovanni d'Aragona degli Ernani, richiama qui l'Aragona. Ma cosa dice? I nobili confermano la loro obbedienza e fedeltà al re, ma non più in maniera assoluta, solo in quanto anche il re riconosca, conservi le libertà, i diritti e i privilegi dei nobili. Il se no no si lega al fatto che gli fanno notare che tutti insieme loro sono pari a lui, anzi più di lui. Quindi non è più il re assoluto come era il re francese cent'anni prima, gli tagliano la testa alla rivoluzione francese. Questo è un re che vede limitati i suoi poteri dai diritti degli altri. Quindi non si parla più di un re assoluto, ma di un re costituzionale. Questa è una piccola ma significativa costituzione, certamente non banale negli anni di cui si parla. E adesso avanti, tutti in India. Allora, tutti in India, e infatti dalla Spagna si entra in India, come ho detto, San Mezzano ogni volta fa entrare da un continente, da un paese a un altro, e questa è la sala dei faraoni, la sala più fotografata, forse più famosa di San Mezzano, una sala che chiedono di venire a fotografare da tutto il mondo, e una sala che se lo merita. Il pavone è uno dei simboli dell'India, anche qui siamo appunto in quell'India particolare, ma di cosa si parla? Intanto qui si può dire due cose: una sul gesso, che San Mezzano in gran parte è fatta di gesso, e questa è un po' la maledizione di San Mezzano, perché soprattutto perché è di Firenze, si pensa che l'emblema dei capolavori di Firenze è il Davide, che è di mano, e San Mezzano, che è di gesso, se quello è un capolavoro di mano, è di gesso. E in realtà anche qui, grazie al comitato, credo si sia fatto un passo in avanti. Ferdinando Panciati non poteva e non voleva fare il Davide di Milano. Ferdinando Panciati voleva fare un viaggio in Oriente, che iniziava da un parco esotico e meraviglioso e continuava tutta una serie di ambienti e di sale che parlavano di India, di Arabia, di Africa, di Cina, e come ne parlava? Con i colori, con l'architettura, con gli arredamenti, ma anche con i profumi e anche con le musiche.
Quindi è davvero un Oriente che lui rappresentava qui. E nel trattato di architettura e contenuto del libro lo dice: grazie alle moderne tecnologie del gesso e della calcografia possiamo riprodurre con facilità e accuratezza ambienti che altrimenti uno dovrebbe andare in India con tanti anni, con tanti soldi, andarsela a vedere correndo tanti pericoli. Invece lui fa vedere che l'Oriente va al 100%. Ma quale Oriente fa vedere? Un Oriente che lui ha visto e ha studiato? No, lui l'Oriente non l'ha mai visto. Lui è andato a Londra, a Parigi, è andato a Monaco di Baviera, è andato ad Anversa, è andato in molte città italiane. Ma per quel che risulta a noi non è andato non solo in India, in Pakistan, in Cina e così via, come faceva Stibbert, per esempio. Stibbert ci andava con Martelli in Firenze. Lui comprava i libri più belli al mondo che c'erano e grazie alla sua conoscenza delle lingue, dell'arte, della storia e così via, se li studiava e quindi produceva a San Mezzano quello che conteneva il libro. Quindi non ha mai visto questi posti, ma ha visto o aveva un libro che riproduceva quei posti che lui ha studiato e qui a San Mezzano, con manodopera locale, ha riprodotto. Quindi è una cosa incredibile. I colori sono quelli naturali. Usava il chiaro di uova, le donne di legno, ancora delle poi le anziane, si ricordano che dopo la guerra che San Mezzano fu usato nell'ospedale militare, si sono limitate a togliere la polvere, ma nessuno ha toccato, diciamo, più colori che quindi, tutto sommato, a parte delle infiltrazioni, resistono ancora abbastanza bene e quindi questa sala è davvero oggetto di venerazione a tutto il mondo. L'ultima cosa su questa sala è da dire che è così semplice, così essenziale, così francescana, un personaggino come lui la scelse come una sala da pranzo. Questa sala da pranzo, un tavolaccio in legno, con un mondolo di piantato. Parti magari non si imbatte in cose che lui aveva, anche le foto lui ne faceva tantissime, è rimasta solo una di lui, qualche foto degli Alinari, non poca roba, ma la sua collezione di foto, anche per un appassionato come lui, no, lui era un uomo di scienza, sì. È scomparso tutto. Allora, un altro ottagono, un altro fumoir che lui amava molto, perché era un fumoir particolare, era l'ottagono dei gatti spagnoli, vedete, sono i gatti incastonati, soprattutto qui lui vedeva il Valdarno e il Chianti e qua vedeva la casa di Renzi, lo scrive proprio la casa di Renzi, della nonna di Renzi, e qua siamo sopra San Clemente e Legnano. A parte tutto vedeva questi due posti nel momento in cui tramontava il sole, quindi vedete ci sono le stelle, era un momento, un omaggio della giornata. Purtroppo poi non li vedo più perché San Mezzano non è custodito, e spesso è vittima di vandalismo. E quelle, vedete lì, sono una serra che io avevo e grazie all'abilità dei volontari del comitato che avete visto giù, hanno preso la serra, hanno messo lì e in questa maniera non entrano dentro la pioggia, il vento, gli animali, che è l'attività del comitato su cui con mezzi limitati, ma grazie alla volontà e all'abilità di tanti volontari consente di fare taglio d'erba, pulizia, piccole manutenzioni che oggi vi fanno vedere un castello, almeno questa parte qui, solo questa parte qui, in maniera più che decorosa. Insomma, con i tanti problemi che c'ha l'Italia, però c'è anche da dire che non tutti gli italiani sono uguali, c'è dei farabutti, ma c'è anche tanti italiani, tante associazioni di volontari che sono disposti a lavorare, a dare il proprio tempo per questo castello, ma vorrei dire un po' di più per questo paese. Io non voglio parlare male dell'Italia, ma voglio invece anche dire abbiamo dei problemi, ma anche abbiamo grandi risorse, bisogna crederci, soprattutto nell'interesse di questi ragazzi. Ci sta sempre? Peggio. Sì.
questa è quella buona. Allora, abbiamo... Ah, inquietante. Sì. Un cyborg, il nuovo... Però è comodo. No, ma poi sarà anche utile. No, no, Ferdinando avrebbe apprezzato. Sì. Era un uomo di tecnologia. Le ultime due sale, ma è importante farle anche se rapidamente. Sala degli amanti, si chiama così perché ci sono i protagonisti dell'Orlando Furioso, vedete, Tristano, Isotta, Ginevra, Tancredi, Rinaldo e così via. Però questo aspetto qui io non lo conosco abbastanza, quindi non vi so dire molto. Però questa sala qui, che lui realizza, è già un po' vecchio, sono passati gli anni, e che sceglie come scriptorium, vedete, ben illuminata, e quindi qui lui ci fa l'ufficio, diciamo così, si trattava benino. E, tra l'altro riprende molto anche la sala araba di Stibbet, altro orientalista di confidenze si è dimenticato. Questa è la sala che più parla di Firenze del periodo di Ferdinando. E chi è di Firenze qua? Uno, vabbè, o di provincia, di Firenze provincia. Allora, Firenze purtroppo... Firenze purtroppo tende a percepire se stessa solo come la città del Rinascimento e tutto il resto o non vale o non merita perderci tempo perché è comunque qualche cosa di meno importante del Rinascimento. E invece non Firenze, questi fiorentini sbagliano perché i 5 anni in cui Firenze è capitale d'Italia sono anni formidabili, sono anni che Firenze subisce anche con dolore perché andata via la capitale, poi a Roma il comune Firenze fallisce, ma sono 5 anni formidabili per Firenze. In quei 5 anni Firenze ci poteva incontrare proprio in piazza d'Azeglio, dove c'era la proprietà di Marchese, proprio per dire Tommaseo e Manzoni, che era senatore, si poteva trovare il giovane De Amicis che scriveva Cuore, il libro Cuore, si poteva trovare Collodi che avrebbe scritto Carlo Renzini, che avrebbe scritto Pinocchio, il libro più tradotto dopo la Bibbia, ma si poteva trovare proprio lì in piazza d'Azeglio un certo Pellegrino Artusi che scriveva L'arte di mangiar bene e la scienza in cucina, che avrebbe letteralmente cambiato il modo di parlare e di cucinare, cioè di vivere, di milioni di italiani. Quindi era una Firenze dove c'era il meglio dell'intellettualità italiana ed era piena di intellettuali, studiosi e stranieri, quindi era una Firenze aperta, non chiusa, una Firenze dove c'erano riviste, dove c'era cultura. Una Firenze in 6 mesi, allora, è costretta a diventare capitale perché? Perché si doveva promettere al Papa e all'imperatore che Roma non sarebbe mai diventata capitale. E tra Torino e Firenze si sceglie di farla diventare Firenze perché Torino parlava francese sostanzialmente. In più era troppo vicino alla Francia, alla Russia, all'Austria. La Toscana era più centrale, più difendibile, ma soprattutto la Toscana con Dante, Petrarca, Machiavelli, Leonardo, Michelangelo rappresentava quell'Italia che non esisteva come entità geopolitica, ma quell'Italia esisteva nella cultura. Non esisteva l'Italia, ma esisteva la cultura italiana che era rappresentata da Firenze. Però non erano mica stupidi il barone Ricasoli e quest'altro, sapevano che era un passaggio. E in 6 mesi però Firenze approva il piano regolatore e sostanzialmente lo realizza, fanno i viali, fanno i lungarni, fanno il viale dei Colli che arriva a piazzale Michelangelo, fanno le fogne che a Firenze non c'erano, realizzano i nuovi quartieri, piazza Indipendenza, piazza d'Azeglio e così via. In pochissimi mesi raddoppia l'abitante di Firenze e chiedono abitazioni di qualità. Quindi il valore dei terreni di Firenze scoppiano. Ferdinando Panciati era proprietario di mezza Firenze, della quarta famiglia più ricca di Firenze, vende i propri terreni alla mattonaia, vicino a piazza Via Giusti, piazza d'Azeglio, realizza tanti soldi, poi non tantissimo alla fine, forse leggendo meglio, però fu sufficiente perché alcuni consiglieri comunali di Firenze insieme a lui dicessero eccoli i Panciati, fa tanto il ganzino, l'uomo che non si piega ma si spezza e poi quando c'è da fa soldi eccolo là. Lo accusano di aver fatto una speculazione e lui sente questa accusa infamante. E decide di rompere, non con Firenze, che amava moltissimo,
ma con i fiorentini sì, e dice: se io muoio improvvisamente voglio andare a essere sepolto ad almeno 30 km da Firenze. Ma soprattutto è sulla cultura che lui rompe, perché Firenze realizzava i nuovi quartieri, i quartieri neorinascimentali, neo-medievali, lui invece fa San Mezzano, questa cosa strana, che come diranno loro, che c'entra un Firenze San Mezzano? E di fatto questo è quello che succede, tant'è che quando muore l'ingegner Giovanni Pini, che gli fa l'elogio funebre, dice: bene, lui ha fatto tanto del bene agli Uffizi, ha dato quadri, ha dato Stato e Bargello, ha dato i soldi per le epidemie di colera, ha comprato i libri per gli studenti di ingegneria e di architettura, ha aiutato tante persone, ha aiutato i patrioti, ma andandosene lui, alla fine è un talento un po' particolare, si occupa solo di Oriente, e morendo lui se ne va uno che si può definire, una parola moderna, una macchietta. Così lo definisce l'ingegner Giovanni Pini, una macchietta. E come tutte le macchie, appena è possibile si cerca di levarsele di dosso, cosa che è riuscitissima, perché Firenze si è completamente dimenticata di lui. E un altro esempio della sua solitudine è data dal fatto che alla fine l'Accademia di Belle Arti, dove c'è Davide, propone di farlo membro onorario per i tanti meriti che lui aveva. E un altro, che aveva organizzato con lui una mostra sul Medioevo, dice: ma perché dare una cosa così importante a un uomo che conosce e si interessa solo d'Oriente? E lui veramente si arrabbia, perché dice: l'ignorante tu sei te, perché non esisterebbe la Firenze del Rinascimento se non alla luce della cultura che ci viene dall'Oriente. La matematica, l'algebra, la geometria, la chimica, l'alchimia, ma anche la filosofia ci vengono attraverso l'Oriente, e Firenze diventa grande quando i suoi commercianti, che conoscevano le lingue e che erano abituati a girare il mondo, portano a Firenze non solo nuove merci, ma portano a Firenze nuove idee, che andandosi a incardinare su gente tipo Leonardo e Michelangelo fanno nascere a Firenze il Rinascimento. Ma non è nato per il meglio fiorentino, è nato perché Firenze aveva questa diciamo cultura di base, e lui quindi rivendica con forza il legame tra San Mezzano e l'Oriente, tra Firenze e l'Oriente. Però i fiorentini non lo capivano, e chi lo dice? Gracchi me sibila ad mi plaudo. I gracchi, il popolo mi fischia, io me ne frego, io mi applaudo. Che è una bugia colossale, perché appena siamo entrati l'ha detto: solo i volgari e gli infami vanno avanti, cioè gli dispiace che uno come lui, evidentemente si reputa non volgare e non infame, invece non gli riconoscano queste cose. E qua lo dice un po' meglio: est avit il deliri non umano. Ogni persona grande ha qualcosa di folle, o almeno sembra folle a chi non ne ha vicino la grandezza, ma il risultato è quello qua. Vassolingo e oltre il suo sentiero, spiega l'unità al ciel, l'aquila e il volo. Sia nobiltà o volontà di impero, ogni forte nel mondo è sempre solo. Lui paga il prezzo di questa sua libertà assoluta, ostentata, orgogliosa, è quello della solitudine. E San Mezzano è il suo mondo perfetto, ma è anche la sua prigione. E qua un Panciapini ormai invecchiato ci dice: l'onore e ricchezza a dissipar non vale gli aspri tumulti delle umane menti, e le vaganti quelle legge sale pure frementi. Alla fine i dolori, le pene di una vita non sono giustificati né dai soldi né dalla fama. Ci vuole qualcosa in più a dare un senso alla vita degli uomini. E ci introduce all'ultima sala. All'ultimo sforzo, ma ci sono 5 minuti perché la casa ci guardava minacciosa. L'ho seguito, guarda, non l'ho mai fatto, l'ho seguito addirittura la pelle. Attenzione, che il campionese davvero di più. Vabbè. Allora, mi dispiace perché sono un po' lenti nei passaggi, perché ci salti i gruppi. Mi sembra normale che uno in questa maniera fa finire in giro per la pelle. Si è capito che questo era un uomo colto, un uomo ricco, un uomo di grande, come dire, apertura mentale, ma era anche un uomo brutale nei suoi commenti, un uomo che aveva molti nemici e poi amici. Tra i nemici uno più di tutti, il padre.
io ti disprezzo popolo, io ti disprezzo ore, ma se Papa è infallibile io disprezzo più dei figli. E perché un uomo così mantiene la cappella trasformandola e addirittura pare ci facesse finire il giro delle poche persone che facevano andare a San Chiesa? È un caso? Bah, può essere, ma sarebbe un caso se lo facessi io, non uno che si fa una cosa messa a mezzano con una cultura come aveva lui. Secondo noi qui ci deve essere un senso. E vedete, la cappella appunto forse esisteva, ma lui la mantiene, è un po' particolare. Tanto che coloro, guardate bene, il pesce, no? Queste perfette corrispondenze sono veramente belle. Ma anche l'altare, concentriamoci sull'altare un po' particolare. La croce fiammeggiante sovrasta un altare che richiama l'Oriente. Ma l'Oriente è quale? L'Oriente è dell'Islam, perché qua c'è scritto Dio è grande, che è la traduzione di Allah Akbar. Quindi c'è un riferimento al cristianesimo e all'Islam, ma non basta, perché tra la croce e il calice c'è un altro simbolo, ed è il triangolo con l'occhio, che è un simbolo cristiano, perché è il simbolo della Trinità e il simbolo di Dio. Ma all'epoca in cui si parla è principalmente un simbolo massonico, e quindi non lo poteva mettere in un altare cattolico. È a caso sto qui? Io credo di no. Lui mette in un metro tre simboli così importanti, quasi a voler dire che al di là del viaggio, che può essere diverso, può esistere un posto, un luogo dove le tre grandi religioni, le grandi idee possono trovare la loro unità, in particolar modo le tre religioni monoteiste. Ma poi mette la croce non sulla cupola, ma dietro la cupola, e questo vuol dire che a lui non gli interessavano le religioni, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, ma gli interessava un'altra cosa, la fede in un Dio creatore, un Dio architetto, un Dio di tutti, un Dio nel nome del quale non ci si scambi più per la religione, ma si possa trovare l'unità. Peraltro, se questo è il senso, è in una cornice di pietra, come aveva detto nel corridoio bianco abbiamo visto prima. Si dice un'altra cosa prima della catena di pronto coglione. Allora andiamo via. No, pericolosa davvero la cata, sottovalutata. Ferdinando Panciati morì il 18 ottobre 1897, fu seppellito qua giù sotto sul lato destro, dove c'erano due leoni e lo guardavano. C'è rimasto uno perché l'altro l'hanno rubato. La leggenda su internet dice che l'ha rubato e l'antiquario l'ha venduto, siano morti della stessa malattia dei Panciati, una paralisi progressiva durata 9 anni. Io penso non sia vero, ma nel frattempo l'altro leone non l'hanno rubato, quindi va bene. Però è vero che Ferdinando muore, con lui muore in quella epoca dei ricchi nobili. Viene seppellito qua e la Marianna è la figlia intelligente e colta, mentre il maschio bambino lui lo disereda perché insomma buttava via soldi, insomma faceva un po' di casini, lo disereda. La figlia Marianna invece, una donna colta, una scienziata e così via, prende in mano San Mezzano, fa inventariare tutto e cominciano a vendere le cose di San Mezzano. Nel 1916 anche il corpo di Ferdinando e degli altri suoi abiti viene tolto da qui e portato a Sociana, dove si trova in un cimitero del comune, ma anche lì la tomba sta crollando. Ecco, non è molto romantico, ma il comitato si vorrebbe impegnare a trovare i soldi, che non so, poi ci vuole una quarantina di mila di euro per riparare la tomba di Ferdinando Panciati, perché lui non potrà tornare qua, ma si merita una degna sepoltura, perché vi ha fatto vedere un posto come San Mezzano, forse non è non più ultra, ma certamente è una cosa unica, il parco, il castello, soprattutto vi fa vedere un posto che non solo vi mostra delle cose, ma vi interroga sulle cose. Perché cosa avete visto oggi a San Mezzano? Avete visto voi stessi. Là avete parlato e riflettuto su cosa è la politica per voi e perché l'Italia oggi è uguale all'Italia di 100 anni fa.
Qui avete parlato se Firenze è destinata a essere la città per turisti frettolosi che si fanno una foto a Piazzale Michelangelo scappano, o può tornare a essere una città che produce cultura per tutto il mondo. Di qua addirittura vi siete questi, qual è il senso della vita? Un po' di strille, un po' di dolori, ma se il senso della vita sono i soldi e la fama, o sono qualche cosa di più che si può chiamare religione, Dio? E se poi le religioni è obbligatorio che siano un motivo per cui gli uomini si scannano, o può essere un motivo per cui gli uomini possono stare insieme? Insomma, San Mezzano non è solo un posto, è un'esperienza che si vive perché la vita di questa persona complessa e complicata si sovrappone a un castello particolare, e quindi è particolarmente importante parlarne e salvarlo, perché a San Mezzano non si parla del passato, si parla più del presente e del futuro, dei giovani ci sono qua, perché un paese che perde San Mezzano è destinato a scomparire, scappate giovani, ma un paese che si rende conto che ci sono posti come San Mezzano e riescano a parlare al mondo può trovare la sua strada per salvarsi, che è la cultura, è la conoscenza, è il coraggio, è anche l'ambizione a difendere le proprie idee anche se siamo in minoranza, anche a costo di rimanere soli se siamo convinti delle nostre idee. Quindi è un messaggio estremamente attuale di una Toscana che è minoritaria ma non per questo meno preziosa. Di una Toscana e di un'Italia è stata fatta sì da Leonardo, da Michelangelo, ma è stata fatta anche da Ferdinando Panciati, ma se mi permettete l'immodestia, anche dai tanti volontari che oggi vanno consentito di vivere questa esperienza particolare a San Mezzano. Quindi siate generosi con il comitato, pigliate un caffè e fate una donazione, perché in questa maniera aiutate il comitato, ma diciamo un po' con un po' d'orgoglio, aiutate anche la speranza di un'Italia diversa. Grazie. Allora, quando si arriva a Paolo, riportarci il figlio. Ma le persone che sanno la storia, che sono